Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a vedere come fanno le pubblicità a mettere quelle immagini super fighe che tu vedi tipo esatto. Il panino e dici ma cioè, mi viene voglia di mangiarlo. Poi alla fine magari lo prendi ed è una merdina tutta schiacciata, tutta secca. Sì esatto, cioè la differenza tra la pubblicità e la vita reale. Esatto, iniziamo subito con delle patatine. Allora ok, c'è della spugna. Sono tipo messe in una spugna. Ah, però le patatine sono vere, però mettono la spugna per tenerle in alto. Perché si allargano. Sì, sì. Questo cos'è? Tipo una torta. Una torta. Che cos'è? Torta vera quella? Mettono del cartoncino per fare lo spessore. Invece, ah, questa sarà schiuma da barba. Ma che schifo. Però ma vedi, quella è torta sul serio secondo te o è spugna? No, penso di sì. Però vedi, vedi in questo modo che c'è lo spessore. Sembra che è gigantesca. Sì, sì, questa sarà schiuma da barba. Oh! Mi devo vomitare, te lo giuro. Ma perché tu sai che è schiuma da barba. Però vedi la differenza. Real... c'è un'altra roba. Sì, sì, real è real proprio. Ma va. Un bel hamburgerino. Vabbè, però almeno l'hamburger è vero qua. Ah, per fare la brustitura. Vedete, raga. Sono tanti trucchi che. Mamma, che spettacolo. Mi viene già voglia di più di mangiarlo, vede. Se ci mette le cose sopra, che senso ha fare la griglia? No, aspetta un attimo, gli stuzzicadenti. Per fare spessore. Oh, quando invitiamo qualcuno mettiamoli, così si... Sì, così mentre mangiano muoiono, vanno all'ospedale. Quando ci sta sulle palle. Ah, vedi che la mettono solo fuori. Hai capito, commerciale. È vero, real che... Real, venuto voglia di Mac. Raga, guardate che spesso. Ah, è quello... Ah, ok, quello delle patatine. Ah, perché prima era soltanto un... Sì, 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 prima ti faceva vedere. Il trailer. Ora ti fa vedere come lo fa. Poi taglieranno un po' la spugna, sicuro. Ecco, infatti. Perché capito. Vedete come rimangono belle larghe. Mentre invece real bello sicuro subito. Saranno tutte tutte flosce. Tutte flosce ammosciate. Dry ice. Se ghiaccio secco. E ghiaccio secco con acqua calda. Ok. Cosa fa? Non mi ah, dire. Per fare il calore per forse. Per fare il calore, ma spettacolo. E dov'è il calore? Vabbè, adesso non si vede bene. Però in realtà c'è. Vedi che c'è un po'. Ah, lo sapevo che usavano schiuma da... Che schifo! Mali, ma che schifo perché tu lo sai. Vedi la panna quella vera, dopo un po' si scioglie. Colorante per cibo. Ma cos'è quella purea? Sì, credo che sia... Wow! Ma l'amido di mais. Sembra... Per fare il gelato, finto. Eh sì, perché così rimane sempre secco. Cioè, sempre palloso. Ma sta cadendo. Cade perché è conico e cade sotto, dopo un po'. Ok. Maronna. E adesso sicuramente mettono real e che si scioglie tutto. Ma è vero, perché specialmente quando vero, sei nei sì. set che ci sono sì, i riflettori sì, caldi, sì, bollenti. Sì, sì. Vabbè, ma penso che pure l'altro quando sei nei riflettori caldi, bollenti. Ma che è quella roba? Ma cos'è il fondotinta? La terra? Ah, ecco, beh, semplicemente del... Povero pollo. Cos'è? Tempera marrone. Quindi questo pollo non se lo mangerà mai nessuno. Ah, perché quello delle pubblicità la gente secondo te se lo mangia, vero? Quindi è cibo sprecato alla fine. Non è cibo sprecato, è lavoro. Sì, è cibo sprecato. E comunque questi li usano anche nei film. È vero, guarda che è tutto secco. Sì, sì. Aspirina. Come? Soda. Come aspirina, raga? Per fare Madonna. Per far vedere l'acqua frizzante. Quando vedrete le pubblicità dell'acqua frizzante, sappiate che dentro c'è l'aspirina. Questo cos'è? Mettono il Johnson Baby. Gli hanno messo che schifo il borotalco per il culo dei bambini. Perché mettono quello? Per lucidare. Ho già voglia di mangiare. Raga, mi hanno fatto venire la bava, ve lo giuro. Ma so, a me fa vomitare quando vedo queste cose. Fa vomitare. Ma per forza, perché tu lo sai. Glicerina. E cos'è? Ah, che figata. Per fare la condensa del freddo del bicchiere, capito? Raga, ma che spettacolo bello. È questa non cosa. Non è vero che nella vita reale è così. Ok, una mela e muore, va bene. Che è sta roba, raga? Shocking secrets. Raga, io non sto capendo. Shocked by apples that are covered. Cos'è, scusa? Non ho mica capito. Ah, il lucidante per fare le luci delle mele nelle pubblicità. Hai capito? No. Allora, qui abbiamo un altro po'. Gli ha gonfiato l'ano. Dai! Gli ha gonfiato l'ano. Ma dai, ma come dici le cose tu? Quindi, qua cos'è? Un del latte con qualcosa di nero per... Ah! No. Ma questo è uno slime, raga. Cosa serve? Ah, per fare... Oddio! Raga, che spettacolo! Sono dei geni, dei geni. Food coloring? Quelle cosa sono? Cos'è? Erba secca? Cos'è? Mi fa troppo vomitare. No.
Ho già capito. Ho già capito. Adesso... È il tè, è il tè. Ecco perché nella pubblicità vedi pazzesco, nella vita reale fanno cagare sti tè. Vabbè, qua era... Un era... cosciotto. Ok, poverino. Non ho capito, per fare abbrustolire soltanto la parte salsa di soia. Ok. A parte che quel coso già mi ispira tantissimo. Te lo mangeresti così che non sai cosa? Vedi che lo lasciano crudo. Ah! No. Raga. Raga, c'ho l'acquolinazza pesante. Purè con food coloring. Quindi è un purè con il colorante. Ah, questo l'abbiamo... Il gelato, l'abbiamo già visto prima questo, quello rosa, ti ricordi? Sì, è simile. Che spettacolo. Questa è colla, colla con il colorante, cosa fanno? Mamma mia. Mamma mia, dico solo questo. Un tampone. Oh raga, un tampone. Un e non un tampone molecolare. Che cos'è? Ah, forse per fare spessore. Ah! Ah, ok, sì. Intanto questa cosa qua, che tutti la usano per fare pubblicità, sapete che io odio quando ci sono le cose gigantesche perché non riesco a mangiarle? Che fa? Lo asciuga? Un phon? Asciuga un gambero? Ma non l'ho capito, asciuga, no. Asciugambero. Terribile questa, eh? Let dry, ok. Non che sto capendo. Per fare spessore, vabbè, ho capito, ma proprio tirchi per non sprecare mamma la roba. Mamma mia, cioè mettine un po' di... Ma quella là sarebbe pasta. Ma cos'è sto? Ah, ho capito. Per fare spessore? No, te la tengono alta mettendoci un coso. Sì, ma io non la mangerei mai la pasta così comunque. Preferisco mangiare. È vero, però, vedi come fanno. Schifo. Ma perché? Perché tutti gli americani fanno la pizza con il salamino e la chiamano pepperoni? Cioè, no, scusa un attimo. C'era bisogno di addirittura usare il trapano per trapanare il chiodo nella pizza. Considerando la durezza di quelle pizze. Ah, beh, allora ok. Ah, ho capito perché fa. Ah, mettono la colla perché tu poi quando tiri su fila. Vedete, guardate. Ma dimmi te. Oh mio Dio, no, sono scioccata. No, però non ho ancora capito. Il Io chiodo non ho ancora capito il chiodo. Per lasciare le altre pizze sotto. Perché altrimenti se tiri su partono tutte quante insieme. Addirittura un chiodo per tenere una pizza. Della colla, strano, perché non la usano mai, la colla. No, la colla ho visto che è molto gettona. Per fare i cereali che rimangono nel... Ah, lo yogurt con i cerealini, i lamponi. Perché ovviamente se tu lo metti in quello originale cade tutto giù. Spettacolo, sì, è vero, spettacolo. Ultimo, dai raga, l'ultimo. No, mi stava piacendo, dai. Plastic, ghiaccio... Ah, ok, di plastica, vabbè. Ah, ora capisco tante così cose. Così non si scioglie, rimane due ore lì così. E beh, certo. Bello però, che brutto, raga, è vero. Quando vengono gli ospiti gli diamo quello a destra. Esatto, quella plastica. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi like, che faremo la seconda, terza, quarta, quinta parte. Anzi, addirittura potremo provare noi a farlo in real. Quindi raga, se facciamo tanti like, possiamo anche farle noi queste cose, le creiamo. Che ne dici? Sì, va bene, io ci sto. Che ne dici di crearle? Quindi ragazzi, lasciate, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Ed Alice dentro il nostro cuore.